Ciao Diego. Ciao, ciao. Senti, la valigia piena di gol o di speranza? Le speranze, spero che le speranze dopo in campo si trasformino in gol, no? Partita di difesa, un punto sta bene a Napoli? No, partita di difesa, anche perché quello che si difende sempre riesce a perdere, guarda. Noi faremo la nostra gara, purtroppo non è un campo, è un campo schifoso. Ciucci in fuga e diavoli all'inseguimento. Le favole calcistiche non sono popolate da molti utenti. Il Milan cambia il centrocampo e Devani viene sacrificato. Colombo si rivelerà sulla fascia destra l'uomo determinante. È il solito Milan d'attacco, la partita è molto intensa ed il Napoli sceglie la trincea, ma manda talvolta qualche guastatore in avanti. I granatieri del diavolo cominciano il bombardamento a tappeto, stando bene attenti però alle pericolose, ancorché rare, iniziative azzurre. Si fa male Donadoni, ginocchio distorto, e la panchina rossonera sforna Evani, quello che fa i miracoli nei momenti difficili. C'è qualche fuorigioco contestato, ma in definitiva è il Milan a sfiorare il gol con frequenza. Baroni sostituisce San Gennaro sul tiro di Massaro. Va del retro, Satana. Spunti per le polemiche non ne mancano. Insomma, non è la solita pietanza insipida, ma qualcosa tra la minestra maritata che si fa a Napoli ed il risotto alla milanese. C'è apparenza e sostanza. Fellini 8,5, Pacileo 3,5. Quanto darà stavolta in pagella a Maradona e ai suoi compagni il severo censore napoletano? Sacchi si lecca i baffi. I guai per il Napoli cominciano presto nella ripresa. Sulla ruota rossonera escono il 10. Ecco Careca finalmente. Sembra che la macchina da gol partenopea possa decollare. Ed invece niente, resta a terra. Esce Alemão, distorsione alla caviglia, ed arriva il fantasioso Zola. Ma ci vuol ben altro. E la difesa napoletana riesce a beccare il secondo gol di testa da Paolo. Sazzino, rossonera in tripudio. Ma è giustificata, perché il fatto che sia stato segnato il gol immediatamente dopo l'inizio del secondo tempo ha tranquillizzato tutto. Splendido la prestazione di questa squadra che quest'oggi ha fatto divertire tutta questa gente. Con Rijkaard colpisce ancora il legno. Van Basten, con i molti miliardi del contratto, non ha potuto ancora comprare le scarpe giuste. Rimediate quelle buone, segna, ma di testa. Sono i particolari che contano. Morale della favola, il diavolo afferra il ciuccio per la coda. Ma Arrigo Sacchi, questo campo doveva essere così nemico di chi attaccava. Invece, cosa è successo? Avete fatto qualche magia? Avete portato il cemento? Cosa avete fatto? Invece è stato amico. Ma io credo, come ho detto mercoledì, che il campo possa influire, sì, ma non in maniera decisiva. Influisce invece sempre la prestazione, la volontà, il gioco di una squadra e la bravura del giocatore. Quando avevate fatto 0-0 in Coppa Italia, lei che cosa aveva pensato di questa partita di campionato? Che l'avremmo vinta. Bigon, il Napoli pensa già al domani, una sconfitta preoccupante? No, assolutamente no, siamo ancora primi in classifica, mi pare. Vogliamo andare avanti e adesso vedremo da qui alla fine se il Napoli ha la forza morale per risollevarsi e ripartire, come del resto ha fatto dopo la prima sconfitta dell'anno a Roma con la Lazio. Allora questo Napoli è davvero in ginocchio, come l'abbiamo trovato o no? No, credo proprio di no. Adesso dobbiamo soffrire fino alla fine, perché sappiamo che c'è un grande Milan, però noi lottiamo fino alla fine sicuramente. E questa con la Roma l'andata fu un sacco di botte. Sì, un sacco di botte. Speriamo che sarà un grande incontro e vinca il Napoli. Ciao. Allo stadio si va a piedi, lo ordina il sindaco. Qualcuno rispolvera vecchie carrozze d'epoca e sembra di essere tornati agli anni 30. Ma i più preferiscono la tradizionale bicicletta oppure moderni pattini a rotelle. Di veramente moderno non c'è molto nel gioco del Napoli, almeno nei primi 45 minuti, anzi, qualcuno per rompere antiche monotonie effettua una variazione sul tema, interviene con le mani offrendo incolpevolmente la prima ed unica occasione alla Roma di fare centro e subito. Nella non si fa pregare e dalla lunga distanza lascia di stucco il portiere. Giuliani, perché così fermo? Nella probabilmente non ha preso benissimo la palla che è calata, ha fatto un bel tiro, però è calata praticamente quando è arrivata all'altezza della porta.
dalla traiettoria sembrava che potesse andare alta. Comincia proprio male il duello a distanza con il Milan, mentre da San Siro le radioline annunciano il gol di Massaro. La Roma cerca di amministrare il vantaggio, forse insperato, e più che applicare una zona larga, effettua strette marcature ad uomo, distendendosi in avanti sempre più raramente. Maradona trova in Stefano Pellegrini il suo spietato angelo custode, ma l'argentino, spesso e volentieri, lo pianta in asso, salvo a dimostrarsi sciupone come alla mezz'ora. Rizzitelli non appare assolutamente pericoloso e così Ferrara si concede la libertà di fluidificare per dare una mano al tridente che non punge. Fioccano le ammonizioni per il gioco troppo maschio e chi incappa nel doppio cartellino giallo è Stefano Pellegrini, che raggiunge anzitempo gli spogliatoi. Per quanto riguarda l'andamento del primo tempo, ci sono numi favorevoli per questa Roma che deve difendersi in 10 ormai? È difficile commentare i primi 45 minuti, anche se adesso il risultato per noi ci interessa mantenerlo così, anche se siamo in 10, però non bisogna considerare questo fatto di essere rimasti in 10, che per noi ci danneggerà sicuramente. Radice è buon profeta, in 10 preferisce il centrocampista Piacentini a Rizzitelli, togliendo a Föller, sempre più solo, l'inoperosa spalla foggiana. Alemão e Crippa sono gli unici ad avere una marcia in più di tutti e lo si nota con molta evidenza. Il brasiliano costruisce portando palla, ma sa anche opportunamente andare a chiudere in occasione di contropiedi pericolosi. Se Alemão corre a mille ed Obigon aiuta gli azzurri ad organizzare un gioco più geometrico, mandando in campo Mauro al posto di Fusi, che ha poco lavoro da sbrigare. Ma chi inventa il gol del 2-1 è quel diabolico Careca che alla Mortensen, ricordate l'inglese che nel 48 beffò l'Italia tirando in porta dalla linea di fondo? Bene, sorprende l'essere fatto cervone nella maniera che vedete e che avete visto da altra angolazione. Cambia qualche marcatura, per Maradona con Tempestilli che lo controlla a distanza è più facile liberare al tiro l'infaticabile Crippa che cervone ferma irregolarmente. Per il gol 101 della serie Maradona, dal dischetto, Diego, contrariamente a Paganini, concede il bis. A questo punto diventa un Napoli più sciolto, più armonico, che piace addirittura e che fa melina, per concludere con lo show personale di Diego, al quale i 70.000 del San Paolo tributano l'applauso che merita. Ho visto che ha incrociato il presidente Viola, sì. Gli dite qualcosa? No, ci hanno fatto gli auguri e basta. Lui mi ha promesso che mi darà una bella notizia domenica prossima, poi vediamo. Buonasera presidente Viola. Nuova Big Soft Feel. Non fare il pollo, scrivi più morbido. C'è appena il tempo di guardarsi in faccia ed il brasiliano con una volata si beve tutta la difesa dell'Inter e consegna agli archivi questo capolavoro che però resterà l'unica perla di una partita che per il Napoli si rivelerà deludente. Il brasiliano ballerà soltanto una volta. De Napoli gioca su Breme, fonte della manovra nerazzurra. L'Inter manda avanti tutti i propri uomini e va anche vicino al pareggio. Ma in questa prima fase non c'è molta lucidità e la difesa del Napoli tiene bene. Viene annullato un gol di Berti. L'Inter ha la sensazione di poter passare, ma dovrà aspettare il secondo tempo. Il Napoli si salva in alcune circostanze in maniera rocambolesca. Intanto, per fargli paura, Crippa manda qualche messaggio minaccioso a Zenga. Berti vorrebbe fare il Careca, i difensori del Napoli vengono superati come birilli, ma Giuliani salva. Il Ministero della Difesa è preoccupato. Nel secondo tempo, chiatacce del trap e pareggio immediato. Autogol di Ferrara sul cross di Matteus che metterà il piedino in due dei tre gol nerazzurri. I napoletani contestano. Indovinate chi si frega le mani. Facile, no? La Santa Chiesa dice che saranno tre e subito dopo il centro lo fa Klinsmann. A San Siro il Napoli ha preso 5 gol di testa in 15 giorni, quasi un record. Il trap ce l'ha con qualcuno. Nonostante sia tempo di carnevale, Agnolin non raccoglie e gli annulla questo gol per una questione ginnica. Sul 3-1, segnato da Bianchi, dopo la prodezza di Giuliani sul tiro di Klinsmann, la partita praticamente termina.
c'è spazio per alcune facce di una tranquilla domenica di tensione. Il Napoli a Milano non ci verrà più per quest'anno. Serena e Zenga verranno squalificati. Azeglio Vicini, commissario tecnico della Nazionale, il campionato è finito oggi? Ma non so, manca ancora due giornate, ma è stata una giornata abbastanza indicativa per la verità. Questo Milan in effetti è irresistibile. Ma io ho visto l'Inter oggi, quindi commento la gara dell'Inter che ha avuto dopo il gol subito una grande reazione. Giovanni Trapattoni, avete giocato per il Milan? No, noi abbiamo giocato per noi stessi, visto che poi avremo il derby e semmai vedremo il distacco a quel punto lì fra noi e loro, e appunto la nostra speranza è di fare noi la corsa e non sicuramente a favore degli altri. Bigon, perdere il primato dopo 25 domeniche? Fa un certo effetto, a dire la verità, anche perché ci eravamo abituati a star lassù. A questo punto deve scattare la molla che così ci spinga di nuovo a fare di tutto per tentare di recuperare questa posizione. Se il Milan continuerà ad andare con questo passo ci troveremo a cappello, ma questo lo faremo solo a fine anno. Per il momento non deponiamo sicuramente le armi. Schillaci gioca per il Napoli, Virdis gioca anche per il Milan. Certo, l'affetto che mi lega è tanto per il Milan, quindi giocherò anche per il Milan. Tra il dire e il fare c'è di mezzo Giuliani. Nello stesso minuto in cui a Torino Schillaci mantiene la promessa fatta a Maradona in nome del Sud, il portiere napoletano sbarra la strada agli alleati milanisti, ma alla fine il Lecce merita dal Milan lo stesso grazie che Diego rivolgerà alla Juve. Sì, sì, ringrazio tutta la Juve che ci ha dato una mano e ci abbiamo avvicinato al Milan. In questo momento gira tutto bene per la Juve, speriamo che finisca quando vengono loro a Napoli. Inizialmente sospinto più dalle radionotizie da Torino che dal suo centrocampo, il Napoli nel primo quarto d'ora corre anche qualche rischio da moviola, come nella circostanza con Corradini, oggi libero, in affanno scivolato su Pasculli. Poi, pur soffrendo dell'assenza di Careca, trova con Crippa, Mauro e De Napoli il carburante giusto per un Maradona che gioca necessariamente più avanzato del solito e un tantino meglio del solito, anche se l'attenta marcatura di Garzia gli ha dato fastidio quanto la schiena dolente. Da lui i guizzi più pericolosi del Napoli, che comunque nel primo tempo non può che accontentarsi dello 0-0, anche per l'ottimo pressing di copertura predisposto da Mazzone. Ma dopo una settimana difficile, Bigon si dice soddisfatto anche dei primi 45 minuti. Questi ragazzi oggi sono stati molto precisi, puntuali, tatticamente. Più nel secondo tempo forse? Nel secondo tempo erano un po' più sciolti, devo dire, hanno cercato con più convinzione la vittoria. Probabilmente questa è la molla che da qui in avanti dovrebbe far scattare questa squadra verso l'alto. La molla dell'aggancio temporaneo al Milan scatta quando Carnevale decide che dopo due mesi di astinenza è proprio ora di tornare a segnare, peraltro l'invito di Mauro è squisito. L'ottimo Crippa potrebbe chiudere il conto subito, ma la conclusione non è pari al suggerimento maradoniano. E visto che Giuliani si oppone anche alle punizioni argentine di Barbas, Mazzone ci prova con l'ungherese rinunciando a Moriero. E Vince va per scodellare subito a centro area una palla che rompe un'altra astinenza, quella di Pasculli, grande amico di Maradona. Aver trovato questo spunto vincente di Pasculli, penso che Lecce ha fatto veramente una grossa impresa oggi. Ecco, Vince, va e fai segnare, è sembrato. Sì, questi sono gli episodi fortunati degli allenatori, come quando vengono criticati quando c'è un cambio che poi magari la partita precipita. Penso che col gol di oggi hai fatto pace con i tifosi, ma forse hai perso l'amicizia di Maradona. No, guarda, sono contento perché sono tornato 90 al gol, cioè logicamente, questo è il mio lavoro, questo che devo fare in campo. Parlavo con Diego, logicamente le battute sempre stanno, ho detto cioè, proprio con noi dobbiamo fare gol. Anche i ricchi piangono dunque? Perché? Anche il Milan può perdere? Ma sì, il calcio ha dimostrato ancora una volta che è bello per questo, perché non c'è una squadra imbattibile nel mondo. Per me rimane una squadra fortissima al Milan, non è che questo cambia nulla, però ci voleva questa sconfitta del Milan per quelli che
che dicono di essere gli intelligenti del calcio. Per esempio? No, per esempio quelli che dicono che il Milan era imbattibile. Io vedo le trasmissioni in televisione e sembra che il Milan era di un altro pianeta, no? E questo dimostra che dobbiamo stare tutti quanti con i piedi per terra. L'aggancio a quando? Ma magari io lo vorrei domani, però domani è impossibile. Allora Diego, la schiena stava bene, la testa stava bene, il Napoli ha giocato una grande partita, però? No, la testa è sempre stata bene, non è che possa cambiare domenica in domenica, la testa è stata sempre bene, la schiena un pochettino meno bene in queste ultime due partite, però il Napoli è andato molto bene, purtroppo giochiamo bene, non facciamo punti, prima giocavamo malissimo e facciamo tutte e due, per quello... Un'amarezza grande anche perché il Milan ha perso tutte e due le partite e noi non abbiamo approfittato. Il Napoli finisce per perdere una delle migliori partite disputate e questo attenua solo in parte l'amarezza per l'occasione perduta di agganciare il Milan. Il merito va a una Sampdoria che nonostante le assenze, oltre a Vialli e Pellegrini, ha dovuto rinunciare anche a Cerezo. Oggi le ha azzeccate tutte e soprattutto a Pagliuca che è riuscito a bloccare da campione il bombardamento di Carnevale e compagni. Ne è uscito un incontro a livelli eccellenti. Il Napoli, tonico, ben messo in campo e mai in difesa, dà subito più di un brivido alla Sampdoria. Poi comincia il festival delle occasioni di Careca che inducono la formazione di Boscov a usare di più. Le opportunità migliori toccano a Salsano ma la difesa napoletana riesce a sventarle. I duelli più interessanti, più che in difesa, emergono a centrocampo, dove Alemão fa la differenza per il Napoli, ma i doriani hanno intessuto una efficace ragnatela. A sbloccare il risultato è Beppe Dossena, che chiude con un bolide leggermente toccato da Corradini, un'azione esemplare rifinita da Mancini. Il Napoli non si arrende e comincia un altro festival di grandi occasioni che Carnevale non riesce a trasformare. È così alla fine del primo tempo, quando Pagliuca si oppone di piedi. E all'inizio della ripresa, quando la Samp appare più prudente e gli uomini di Bigon decisi a pareggiare. Ci riescono dopo 5 minuti con Careca, che da posizione angolatissima riesce a segnare un gol di marca, dei suoi insomma. Carnevale, forse un po' sfiancato dal lavoro a tutto campo compiuto nel primo tempo, ci riprova ancora, ma Pagliuca è deciso a mostrare a Vicini che un posto al Mondiale lo merita anche lui. La Samp soffre, ma dopo 20 minuti piazza il colpo del KO. Mancini su punizione offre un pallone d'oro a Lombardo che non sbaglia. Maradona prova a stimolare l'orgoglio suo e della squadra. Le mischie in area doriana si susseguono, ma non succede più nulla di decisivo. E resta solo qualche contropiede e l'ultimo brivido di Maradona, che allo scadere su punizione sfiora l'incrocio dei pali. Risultato giusto oppure c'è la mano di Pagliuca sulla vittoria della Samp? Diciamo che altre volte meritavamo di vincere, oggi magari ecco Napoli meritava di più, però diciamo che non abbiamo rubato niente. Ecco. Bigon, una sconfitta forse in una delle migliori giornate per il Napoli, no? D'accordo? Ma certo, a guardare le occasioni da rete sicuramente c'è da recriminare parecchio per la partita di oggi, però il calcio è anche questo, siamo confortati dalla prestazione generale della squadra, dalla buona salute sia fisica che psicologica e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Certo siamo convinti anche di aver buttato al vento un'occasione direi irripetibile. Alzare sulla testa di Alemão e poi cadere per terra. Ecco di nuovo l'episodio. Alemão viene su... È abbastanza vicino ad Alemão. Da che cosa è stato colpito secondo te? Il regolare? Beh, purtroppo non ha vinto il Bologna, però a me... mi amareggia di più il fatto che non abbiamo voluto sempre. No, mi sembra di aver visto e aver sentito che ci sono solo delle ipotesi. La partita non è stata bella. Dopo la pioggia di gol delle ultime settimane, l'Atalanta non vuol perdere la faccia. La squadra di Mondonico non è brillante, ma nemmeno il Napoli lo è. Priva di Careca e Fusi, la squadra di Bigon nella prima parte della gara subisce gli assalti di un'Atalanta molto aggressiva.
Con Alemão sulla destra e Francini sulla sinistra, con Mauro in mezzo al campo, la squadra partenopea ha cozzato contro un Atalanta che le ha concesso pochissimo. Bianchi, alla fine del primo tempo di Atalanta-Napoli, ha visto la partita molto vicina a Ferlaino, non è stata troppo dura però, no? Per me no, non vedo, io sono qua per vedermi la partita, non per... Senta, chi ha rischiato di più in questo primo tempo? Forse il Napoli in qualche momento della partita? Non mi sembra una partita abbastanza contratta, si studiano molto, si vede che il Napoli è una buonissima squadra, l'Atalanta magari non si esprime ancora ai suoi livelli perché ha subito questi 7 gol, ma l'Atalanta sta facendo un bellissimo campionato, se lo finisce bene ha fatto il suo. Soltanto nella ripresa i bergamaschi hanno lasciato spazio al Napoli, che però non ha avuto la forza, ma soprattutto l'abilità, di andare a rete. Le occasioni create sono sfociate in conclusioni poco felici. Per l'Atalanta un bel riscatto, anche se per colpa del cecchino forse tutto potrebbe risultare vano. È tornata la vecchia Atalanta, Mondonico? Avete dato un pezzo di scudetto al Milan, no? No, penso che Napoli, pareggiando Bergamo, abbia fatto un ottimo risultato e si stia guadagnando questo eventuale spareggio che io ho pronosticato per la fine campionato. Penso che senz'altro per il Napoli sia stato un ottimo risultato questo pareggio, perché si è trovato di fronte un Atalanta che chiaramente tra le proprie mura dice e sa il fatto suo, perciò non credo in un risultato negativo del Napoli e non credo soprattutto che abbiamo regalato lo scudetto al Milan. Gol, tocchi di classe e colpi proibiti. La terz'ultima giornata di campionato ha visto il Milan faticare ma vincere con la Sampdoria, il Napoli segnare 3 gol al Bari, la Roma conquistare l'accesso alla Coppa UEFA, l'Ascoli dire arrivederci alla Serie A. In settimana sono in programma gli incontri di ritorno delle semifinali delle Coppe Europee, martedì Fiorentina-Werder-Brema per l'UEFA, mercoledì Bayern-Monaco-Milan di Coppa dei Campioni, Sampdoria-Monaco di Coppa delle Coppe e Colonia-Juventus ancora per la Coppa UEFA. In testa la classifica di Serie A, Milan e Napoli con 47 punti, c'è chi parla di possibile spareggio. Franco Baresi e Andrea Carnevale a confronto. Mancano 2 settimane e dobbiamo stringere i denti e fare dei sacrifici perché siamo ormai alla fine di una stagione lunghissima. Eppure tutto sembra ricondurre allo spareggio. Ma vedremo, insomma, mancano ancora 2 partite, siamo qui, speriamo di vincere, bisogna vincerle prima. Il Napoli vince assolutamente questa partita a Bologna, che penso sia determinante per questo campionato. Solamente Bologna ci consentirà di uno scudetto possibile qua a Napoli. Siamo molto vicini, non è ancora fatta. Maroni, le mani sullo scudetto, meraviglioso, no? Sì, è bellissimo, però manca ancora una partita, però è stop bello. Roma 1-1. Grande Rambo de Napoli, come nel film, è meraviglioso. Sì, è stato meraviglioso. Veramente meritato questo scudetto, abbiamo fatto una grossa partita. Grande Giuliani. Giuliani, meraviglioso, no? Sì, proprio una grande gioia. Sì. Ci voleva, l'abbiamo messa proprio tutta, fino alla fine. Ecco Diego, meraviglioso, 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 veramente, va. Grandissimo. Anche Luciano Moggi si commuove, no? Allora, io credo che il Napoli abbia dato la dimostrazione di essere la squadra che tutti dicevamo, una squadra che non è mai doma e oggi ha dimostrato con una grande prestazione di meritare il titolo, al di là di tutte le polemiche che hanno voluto fare. Ad un punto dallo scudetto, il Napoli è arrivato di gran carriera, bruciando in un solo quarto d'ora le speranze del Bologna e dei milanisti di tutta Italia. E nel modo più spettacolare, iniziando con un gran gol di Careca, un gol da cineteca dopo soli 3 minuti di gioco. Il bis 5 minuti dopo, ad opera di Maradona, slalom vincente, tiro nell'angolino basso, Carnevale sfiora il pallone e Cusin è battuto. Un gioiello anche il terzo gol, frutto di una perfetta intesa tra Careca e Francini,
colpo di tacco del brasiliano, tocco in scivolata, partita praticamente chiusa. Presi d'infilata, i bolognesi si sono raccapezzati a fatica e però sul 2-0 un'occasione l'avevano avuta. Il Liev, il bulgaro che cresce di partita in partita, si era trovato tutto solo davanti a Giuliani e Corradini e Ferrara l'avevano steso senza complimenti. Per l'arbitro Longhi non c'è stato fallo sul bolognese e il gioco è proseguito. Stessa decisione arbitrale allo scadere del primo tempo, quando Maradona ha ostacolato Bonetti da tergo. È vero, il Napoli avrebbe potuto vincere egualmente perché tra l'altro in porta aveva un Giuliani in bellissima forma, ma il presidente bolognese Corioni pretenderebbe dagli arbitri maggior attenzione. Beh, non lo so cosa pensano che sia Bologna, io credo che devono darsi un pochettino una regolata, perché Napoli ha fatto 3 gol eccezionali, bravissimi, però il Bologna ha giocato bene, però si è visto negare troppo. E non so, si vede che qui sono, qualcuno è sfortunato, però siamo un po' anche stanchi che siano sfortunati a Bologna. Berto Tomba, dopo il primo tempo, il Napoli che sta facendo? Una discesa libera? No, è l'arbitro che la sta facendo. La ripresa vede un Napoli in scioltezza e un Bologna che, riaggiustato il centrocampo con l'avanzamento di De Marchi, si fa più preciso. Riduce le distanze proprio De Marchi su errore di Giuliani, che non trattiene un calcio di punizione di Giordano. E poi si fa vedere il tedesco Vaz, il quale ambirebbe ad una riconferma nella Bologna che ha cominciato a piacergli. Ma Careca e Maradona non perdonano gli sbilanciamenti in avanti dei rossoblù proiettati all'attacco. Perfetto il lancio di Maradona per Alemão, l'altro brasiliano. Inutile il tentativo di recupero da parte dei difensori bolognesi ed è il quarto gol del Napoli. È a questo punto che il Napoli apprende del Milan ormai battuto a Verona. In campo e sulle curve comincia la grande festa, di cui approfitta il Liev per segnare il secondo platonico gol bolognese. Bigon forse nemmeno se ne accorge. Scudetto trovato, poi perso, poi ancora trovato. Quali sono state le sensazioni di Bigon durante questo lungo campionato? Ma le sensazioni vanno gestite in qualche modo, bisogna riuscire a mantenere la calma nei momenti di grande gioia come oggi. Sì, in effetti 5 minuti di gioia ce la siamo concessa, anche un po' sfrenata, però adesso abbiamo rimesso i piedi a terra. Per quanto riguarda i momenti difficili, anche bisogna mantenere una certa lucidità, non lasciarsi andare e credere fino in fondo, in merito di questi ragazzi che non hanno mollato mai. Contento per questa meravigliosa vittoria o per il premio che dovrà sborsare? Ma il premio non è importante, i presidenti non pensano mai ai premi, li vogliono sempre sborsare i premi. È stata una bella giornata per il Napoli e questo mi fa molto piacere. Thank you.